Amici di Sky Sport, benvenuti a Phoenix, Arizona, tappa numero 2 del weekend lungo, il weekend delle stelle NBA, All-Star Saturday, il sabato delle stelle, gare di abilità, gare che hanno molto a che fare con il basket, gare che hanno un po' meno a che fare con il basket, ma di sicuro spettacolo, di sicuro divertimento. US Airways Center, la casa dei Phoenix Suns, che diventa per 3 giorni la casa della NBA e soprattutto la ufficiosa ma sicura sede di un mercato in divenire. Flavio Tranquillo, Federico Buffa, questo è il menù per stasera. Shooting Stars, ovvero sia gara di abilità, poca pallacanestro, skill challenge, ancora meno pallacanestro, e poi i due piatti forti, gara del tiro da 3 punti e le schiacciate. Ladies and gentlemen, queste le 4 squadre che si affrontano nella prima competizione dell'All-Star Saturday. Ebbene sì, hanno incastrato anche questa volta Tim Duncan, che oltre al resto si è preso anche i bu, i fischi del pubblico. I bu, come al solito, qualsiasi versione dei Lakers, anche se ci sono dentro le ragazze, viene fischiata. Da qualche anno fischiano anche gli Spurs e ce n'è ben donde di Lisa Leslie, proprio non ne possono fare a meno. Primi a esibirsi Bill Laimbeer, Aaron Aflalo e per la WNBA Kerry Smith con la maglia di Detroit Pistons Barashon. Laimbeer, l'allenatore delle Shock, che hanno vinto 3 volte il titolo WNBA, Lisa Leslie, Derek Fisher e Michael Cooper in maglia Lakers Sparks. A 1:16 scatta il tilt del flipper, mi si è sfiorato il vero e proprio imbarazzo. Diciamo che The Big Kahuna, il tiro a metà campo, sta generando alcuni inconvenienti. Qua veramente siamo andati male, male, male. Soprattutto delude Cooper, di solito considerato buon tiratore dalla distanza, però alla fine The Big Kahuna l'ha messo lui. Eccolo qui Michael Cooper, stella dei Lakers, visto anche in Italia con la maglia di un messaggero Roma ultramiliardario, in cui poi, dopo di lui, giocò anche Ricky Mahorn. 59-3 Detroit, 1:16 per Los Angeles, Laimbeer e Cooper, ovvero sia i due veterani con i tiri dalla grande, anzi grandissima distanza. Tocca a Phoenix con Tangela Smith assieme all'Andrigno Barbosa e al grande Thunder Dan Meyerly. Thank you.
su 3 per i veterani nel tiro dalla lunghissima distanza. Miglior prestazione e qualificazione alla finale già cosa fatta per Phoenix, la squadra Suns barra Mercury. Thunder Dan Meyerly era un grandissimo tiratore quando giocava, continua a giocare per divertimento, ha fatto il commentatore televisivo, da quest'anno è vice allenatore dei Phoenix Suns dopo questo weekend di svago, tempi duri, anche perché potrebbe trovarsi in una posizione diversa sulla panchina. Le ultime voci sono molto insistenti nel concorrere verso una soluzione di questo tipo. Terry Porter accantonato, Alvin Gentry che finisce la stagione, naturalmente gli altri assistenti che guadagnano ognuno una posizione verso la testa della panchina. Ma adesso tocca a San Antonio, David Robinson, Tim Duncan e Becky Hammon. Questa volta il veterano non ha troppe possibilità ed è David Robinson di mettere il super triplone. Esce San Antonio, partecipiamo alla rabbia e al dolore di Tim Duncan, lo vedete, distrutto. Un uomo da buttare. Oh, i tifosi dei Phoenix Suns, loro pure piuttosto scontenti. Ricordo un tiro di Duncan da 3 punti piuttosto importante recentemente, che credo li abbia coinvolti nell'ultima edizione dei playoff, tanto perdono sempre i Suns. Avete visto come tira da 3 punti Duncan, vero? E quella è stata l'unica tripla della passata stagione. Passano il turno Phoenix e Detroit. Sfuma il sogno di San Antonio di confermarsi campione delle Shooting Stars. In questo momento però il sogno di Tim Duncan e in generale degli Spurs è un altro, e si chiama Vince Carter, uno che con il sabato sera ha qualcosa a che fare. Finale delle Shooting Stars. Partono Detroit, Pistons barra Shock. Deve ancora arrivare il primo super canestro per qualcuno che non sia o un veterano o una giocatrice della WNBA, in questo caso è Kerry Smith a salvarci. Ma è una situazione imbarazzante, come avete notato si va al The Big Kahuna quando tutti hanno segnato dalle altre posizioni e hanno dovuto aspettare a Flalo, quello che giocherebbe nell'NBA contemporanea, perché non la metteva. A Flalo decisamente peggiore in campo. Nettamente. Per fortuna gli altri due sono molto carichi e la tradizione di Detroit è buona. Vorrei evitarvi dei riferimenti storici, però questo è il primo e l'ultimo. L'hanno già vinta 2 volte. 58-4 per Detroit, che migliora di poco il 59-3 della fase eliminatoria. 53-3 nella prima fase per Barbossa, Meyerly e Tangela Smith, che hanno l'occasione di vincere in casa. Thank you.
incredibile frittata di Phoenix che ci mette un minuto abbondante per insaccare da centrocampo. Ride David Robinson, che ha anche acquisito, ridendo e scherzando, il 3% della compagine azionaria di proprietà degli Spurs. State tranquilli, si sale di colpi e molto presto va in archivio il primo evento dell'All-Star Saturday Night. I campioni della competizione dominata Shooting Stars vengono da Detroit, Michigan.